Sul matrimonio si deve ripartire dai fondamentali. Papa Francesco riceve i componenti del Tribunale della Rota Romana in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario e propone una riflessione sul matrimonio che si snoda intorno al disegno divino, per cui proprio sull'unione coniugale tra uomo e donna si fonda la famiglia. Assunto non scontato nella modernità che induce il pontefice a ribadire il significato e il valore di quello che a tutti gli effetti è da considerarsi un mistero e un dono. Il matrimonio, secondo la rivelazione cristiana, non è né una cerimonia, un evento sociale, né una formalità, non è nemmeno un ideale astratto. Il matrimonio è una realtà con la sua precisa consistenza. L'uomo e la donna, spiega il Papa, diventano una sola carne grazie alla presenza di Dio nella loro unione. La loro fedeltà si fonda sulla fedeltà di Dio. Tutto ciò ci porta a riconoscere che ogni vero matrimonio, anche quello non sacramentale, è un dono di Dio ai coniugi. Sempre il matrimonio è un dono. Per molti il per sempre è un'utopia e spesso si sente dire che il matrimonio dura finché c'è l'amore. Ma continua il pontefice, è una riduzione dell'unione, una visione egoistica e sentimentale che non tiene conto di come l'amore umano, con le sue fragilità, sia assorbito dall'amore divino. Il vincolo non è un laccio, non limita la libertà, ma un legame d'amore che va accompagnato nella pastorale quotidiana. Un bene di straordinario valore per tutti. Per gli stessi coniugi, per i loro figli, per tutte le famiglie con cui entrano in relazione, per l'intera Chiesa, per tutta l'umanità.